Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video di pronostico in cui pronosticheremo per questa ventesima giornata di Serie A Cagliari-Juventus, come è stato chiesto dal gentilissimo e carissimo Daniele il 994 che saluto. Allora, se volete vedere pronosticata la vostra partita, la vostra squadra per la prossima settimana, scrivetelo sotto nei commenti, quindi dovete scrivere una partita della ventunesima giornata. Non fate come tanti, me ne scrivono la partita della stessa giornata perché non farei in tempo a andare a fare il video. Quindi, della ventunesima giornata, se volete vedere un video di pronostico della vostra partita preferita, della vostra squadra preferita, scrivetelo sotto. Come sono andati passati i pronostici? Abbiamo preso il primo pronostico Napoli-Sampdoria, abbiamo pronosticato un 2-1, ha vinto il Napoli 3-2. Il secondo pronostico è andato maluccio perché abbiamo pronosticato la Roma e la Roma secondo le figurine calciatore doveva vincere 2-1, invece la partita è finita 1-1. Diciamo ci sono stati anche dei gol annullati, quindi ci siamo andati quasi quasi vicino, però non è stato molto fortunato come pronostico. Adesso vediamo come andrà questo tra Cagliari e Juventus. Per chi già lo sa, praticamente io aprirò 5 pacchetti di figurine. E da questa parte metterò le figurine del Cagliari, a quest'altra quelle della Juventus che andranno a incidere sul risultato. Quindi ogni figurina vale un punto. Quindi se trovo una figurina della Juventus e del Cagliari e due della Juventus, significa che la Juventus vince 2-1. Gli scudetti invece ho deciso di farli valere doppi. Quindi se dovessi trovare tra questi 5 pacchetti uno scudetto del Cagliari o della Juventus, varrebbe doppio. Ma adesso vediamo cosa dicono le nostre figurine. Iniziamo col primo pacchetto e troviamo Miranda dell'Inter, che a questo punto è ininfluente. Poi abbiamo Gianmarco Ferrari, sempre della Samp, Alejandro Gomez dell'Atalanta. Che sfortuna, non hai vinto. Poi ho trovato lo scudetto del Chievo. Devo dire che in questa confezione qui, molti mi hanno detto che non si trovava. Sto trovando parecchi scudetti e figurine speciali. Questo è lo scudetto del Chievo Verona. Poi abbiamo Maxi Lopez dell'Udinese. Secondo pacchetto, vediamo se sarà decisivo per sbloccare il risultato, che è ancora sullo 0-0 tra Cagliari e Juventus. Sentite, faccio anche la telecronaca. Allora, Andrea Nalini del Crotone, Francesco Acerbi del Sassuolo, dell'Udinese Valon Berami. Quindi niente, sfortuna, non hai vinto. La squadra dell'Atalanta e tre calciatori del Bari. Questo è il terzo pacchetto. Profuma di carta vincente, eh? Vediamo un attimino. E allora, il primo calciatore che andiamo ad aprire è nato a Cosenza l'11/2/1994. Chi sarà? Ed è Luca Garitano, e non c'entra niente con le due squadre. L'Udinese De Paul. Praticamente se decidevamo di giocare al pronostico con l'Udinese, l'Udinese avrebbe già fatto 3 gol, incredibile. E De Paul, quindi niente. Sotto c'è una figurina, non vuole uscire, che è una figurina del Crotone, che è Marcello Trotta. Che sfortuna, non hai vinto. Ma dopodiché qui abbiamo trovato lo scudetto della Serie A, bellissimo. Questo mi manca, ho trovato, per chi mi segue già lo sa che ha visto il passato video, ho trovato la Coppa Italia, la Supercoppa, lo scudetto della Serie A mi mancava. Poi abbiamo 3 del Bari. A questo punto abbiamo il quarto pacchetto, che è quello con il codice, e come abbiamo visto l'altra volta, dice in quelli del co con il codice c'è diciamo la targhetta hai vinto, invece non era vero. Almeno in quel caso non è stato vero. Adesso vediamo se troviamo qualcosa. Andrea Segulin. Oh, mamma mia, sotto c'è il vantaggio, ragazzi. C'è il vantaggio della Juventus. Studio, chiedo il collegamento. Vantaggio della Juventus. Benedict Owendes.
Quindi Juventus, Cagliari 0, Juventus 1. Poi abbiamo trovato del Torino Milinkovic-Savic, il portiere. Che sfortuna, non hai vinto. Lo stadio della Spal, la curva della Spal. E tre giocatori del Carpi. E questo è quanto ci ha portato la quarta bustina. Adesso andiamo ad aprire la quinta bustina, che è l'ultima, che è quella decisiva. Ragazzi, vi faccio vedere soltanto, guardate chi è. Juan Cuadrado, ed è 2-0 per la Juventus. Poi abbiamo Adrian Stojan del Crotone, Luca Rigoni del Genoa. Qui non abbiamo vinto, quindi niente. 3 dell'Avellino e 3 nel Palermo. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda la ventesima giornata, il pronostico di Cagliari Juventus è 0-2. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate molti like e mi raccomando, commentate sotto la partita che volete vedere della ventunesima giornata di Serie A pronosticata, in modo che io mi possa organizzare con il video e farò il video della partita che voi chiedete. Ciao a tutti, ciao!